una moneta senza una banca centrale, una moneta senza un governo, una moneta senza un Parlamento. Nella storia dell'umanità, abbiamo avuto monete che, essendo monete di grandi imperi, riguardavano tanti paesi, ma dietro c'era l'impero, c'era un re, c'era un imperatore, c'era chi decideva, c'era una banca centrale. Noi abbiamo costruito una moneta con tanti stati. Ogni stato è uno stato sovrano, c'ha il suo governo, c'ha il suo Parlamento, c'ha i suoi cittadini. La banca centrale europea non è la banca centrale degli stati sovrani. E attorno a questo ruota gran parte dei problemi che abbiamo. Quindi il problema non è l'euro, come talvolta anche la destra si dice, no, è che l'euro è stato lasciato da solo. Questo è il punto. Cioè, quando tu scegli di fare una moneta unica, devi fare politiche economiche, fiscali, sociali, uniche. Cioè, devi avere una convergenza. E non avendo fatto una vera politica di convergenza, che cosa è accaduto? Che nel momento in cui la crisi delle banche è diventata crisi dei debiti degli stati sovrani, siccome la crisi dei debiti degli stati sovrani riguarda stati che hanno economie e solidità diverse, ogni Stato pensa a difendere se stesso e lascia andare gli Stati che sono più in difficoltà. Perché la Merkel, a chi deve rispondere? Al cittadino elettore tedesco. Il povero Papandreou, a chi doveva rispondere? Al cittadino greco. Ma il povero Papandreou poteva decidere per la Grecia? No. Perché o faceva, come gli diceva la Banca Centrale o il Fondo Monetario Internazionale, oppure la Grecia falliva. Per di più, questa moneta che si è costruita ha anche un altro imbarazzo, che quando si è fatta nessuno ha mai pensato, si sapeva come si entrava, diciamo così, non si sapeva come si usciva. Tanto è vero che che cosa può succedere alla Grecia ancora ora? Nessuno lo sa, perché effettivamente se uno ci pensa bene non sa cosa è meglio per la Grecia oggi. Sto parlando cioè di un'economia debolissima che ha un grandissimo debito, che ha truccato i conti per 10 anni, potrei metterle tutte. Tutta l'economia greca corrisponde all'economia di Vicenza, chiaro? Tu per capire se un paese ha un'economia solida o meno devi farti una domanda: cosa ho in casa di quel paese? Se io vi dicessi cosa avete in casa che viene dalla Grecia, ognuno si interroga, qualcuno può dire lo yogurt, qualcuno non sa rispondere, il che vuol dire che siamo in presenza di un'economia debolissima che ha fatto tanti debiti, redditi e pensioni dimezzati della metà, cioè una situazione catastrofica. Si poteva evitare tutto questo, forse. Se la Merkel all'inizio della crisi si fosse convinta di sostenere la Grecia, noi con 100-120 miliardi di euro avremmo salvato la Grecia. Non ci saremmo imbarcati in questo disastro cosmico che ci sta attraversando. Naturalmente ci sarebbe stato un piccolo problema: spiegare ai cittadini tedeschi perché toccava alla Germania, cioè al contribuente tedesco o italiano o francese, perché salvare un paese che non aveva avuto dei comportamenti corrispondenti a quelli degli altri paesi. Questo è il vero guaio che abbiamo in Europa, inutile girarci attorno, si sta cercando di uscirne, per fortuna la Banca Centrale Europea ha messo tanta liquidità, ma la situazione però è questa. E perché dico che è questa? Ma basta fare due conti e lo si capisce. La Spagna ha la metà del debito della Gran Bretagna. La Spagna è un mare di guai. Del debito della Gran Bretagna nessuno ha problemi. Perché? Perché ha la sua moneta e la sua banca centrale. Il Giappone ha il debito che è 200%. Gli Stati Uniti d'America non ne parliamo del debito che hanno, ma hanno dietro degli stati, hanno dietro delle banche centrali. Le banche centrali emettono moneta. Tu attacchi il titolo americano, emetti liquidità e hai risolto il problema. Nessuno specula contro un paese sovrano perché ha delle armi di difesa, poi la paga con l'inflazione, poi la paga con tanti, ma hai uno strumento per difenderti. Tu oggi sei nudo,
non hai difese da questi movimenti speculativi di queste dimensioni. Se il titolo italiano invece di valere 99 vale 90, per le banche italiane che hanno migliaia di miliardi di euro di nostri titoli, non hanno più patrimonio e sono scalabili. Questo è il disastro che abbiamo costruito. È inutile girarci attorno. E la cosa è aggravata perché naturalmente, non facendo una convergenza, non facendo uno sforzo solidale, c'è un paese che pensa in un modo, un paese che legittimamente pensa in un altro modo, ma alla fine non c'è un paese che decide. E in questa indeterminatezza la speculazione può fare, vende, compra, va dove conviene, lascia i titoli che ha, e quando fa questo per le persone le conseguenze sono pesantissime. Quindi per questo dicevo, è abbastanza facile capire quello che succede, ma come se ne esce è particolarmente difficile, perché per uscire realmente da questa cosa bisognerebbe un po' ricostruire dei poteri di governo a livello europeo, almeno dei 12 paesi che hanno la stessa moneta, che li metta al riparo dalle conseguenze di questa crisi. Se no, in un prossimo futuro noi ripiombiamo esattamente alla prima difficoltà in questa questione. Se ne deve uscire, perché se noi non usciamo da questa situazione, il paese muore. Quando dicevo è complicato dire della Grecia cosa conviene, ma guardate, il fallimento di un paese è una cosa che abbiamo visto nel passato, ma abbiamo visto nel passato il fallimento di un paese che aveva la propria moneta. Quando l'Argentina è fallita 10-15 anni fa, quando la Grecia a fine dell'Ottocento è fallita, perché poi i corsi e ricorsi pure sono curiosi da spiegare, pensate che alla fine dell'Ottocento ci sono due paesi che hanno problemi di debito, l'Italia e la Grecia, sto parlando esattamente di 120 anni fa, l'Italia e la Grecia fallisce, l'Italia fa politiche così dure che scatena rivolte popolari, i cannoni di Bava Beccaris a Milano che sparano sulla folla che chiedeva pane sono esattamente la conseguenza del fatto che l'Italia del tempo evitò il fallimento, ma con politiche così dure di restrizione di investimenti, di consumi, che colpì la popolazione italiana ma salvò il paese dal fallimento. Ma il fallimento di un paese che ha una moneta uguale agli altri non l'abbiamo mai avuto. E che cosa determina negli altri paesi? Nessuno è in condizione di farlo. Per questo è complicato oggi capire, ad esempio, con la Grecia cosa fare. Certo, ti colpisce la dimensione del problema greco, che è piccola. Il debito della Grecia, c'ha tutto, è 300 miliardi, sei volte meno del nostro. Se tu ristrutturi il debito, cioè lo abbatti della metà, tu con 150 miliardi la salvi la Grecia dalla catastrofe. Noi ne abbiamo spesi come Europa molti di più in questo anno di crisi e di tormenta finanziaria per salvare l'euro.